Sì, a volte perde tempo. L'altro giorno l'ho trovato col pacco delle lettere in terra. E lui stava giocando in mezzo alla via con tre ragazzini. Non ti preoccupare, adesso verrà. Quando viene... quando viene chiamatemi. Dove vai con quelle forbici? A cogliere delle rose. Come? E chi ti ha dato il permesso? Gliel'ho dato io. Gliel'ho dato io il giorno del suo onomastico. Devo metterle nella giardiniera e nel vaso della sala d'ingresso. Ogni volta che mi tagliate una rosa è come se mi tagliaste un dito. Sì. È proprio la stessa sensazione. No, non voglio discutere, lo so. Lo so che durano poco. Lo dice anche il valzer delle rose, che è una delle più belle musiche di questi tempi, eppure io provo sempre una gran pena ogni volta che le vedo tagliate nei vasi, povere rose. Mi dispiace. La posta è arrivata. E invece le rose non servono nient'altro che ad abbellire le stanze. Hai ragione, è vero. Ti ho chiesto se è arrivata la posta. Forse che me le tengo io le lettere quando arrivano? Su, vai a tagliare i fiori. A casa c'è una goccia di veleno per ogni cosa. Sicuro, c'è arsenico in ogni angolo. Sei contenta? Non so. Che vuol dire? Sono contenta quando non vedo gente, ma se sono costretta a vederla. Non mi piace la vita che fai. Il tuo fidanzato non esige da te che tu sia una selvatica e non c'è lettera in cui non mi raccomandi di farti uscire di casa. E quando esco nella via io mi rendo conto di come il tempo passa e non voglio perdere l'illusione. In piazza hanno già fatto una casa nuova. No, non voglio saper nulla del tempo che passa. Te l'ho già detto tante volte. Scrivi pure a tuo cugino, ma sposati con un altro di qui. Tu hai un carattere gaio. So che ci sono giovanotti o uomini maturi che sono innamorati di te. Ma che dici, zia? Il mio sentimento ha radici profonde. Se non vedessi nessuno, io potrei pensare che è partito solo da una settimana. Lo aspetto come il primo giorno. Ma cos'è mai un anno, o due, o cinque anni? La posta! Chissà cosa ti ha mandato! Ci sono quelle tre zitellone buffe. Oh, per l'amor di Dio, all'entrare. La madre e le tre figlie, tutte lusso di fuori nello stomaco una molicolina di pane. Oh, come le scudiscerei nel... Auguri. Grazie. Amore. Auguri. Carità. Auguri. Clemenza. Oh, auguri. Accomodatevi, prego. Come sta coi piedi? Sempre peggio. Se non fosse per le ragazze, starei sempre in casa. Sei listrofina con la lavanda? Tutte le sere. E col decotto di malva. Non c'è reumatismo che resista. E il suo marito?
Sta bene, grazie. Sempre con le sue rose? Sì, con le sue rose. Come sono belli i fiori! Noi abbiamo in un vaso una pianta di rose! Di San Francesco? Le rose di San Francesco non odorano. Pochissimo. A me quello che più mi piacciono sono i fiori d'angelo. Anche le violette sono squisite. Ragazze, l'avete portato il biglietto? Sì. È una bambina vestita di rosa che ha anche un barometro. Il frate col cappuccio è cosa troppo vista. In questo qui, la gonna della bambina, che è di carta finissima, secondo l'umidità si apre o si chiude. Campagna una mattina cantavano gli usignoli e il loro canto diceva rosite delle migliori. Ma perché si sono prese questo fastidio? È una cosa di un gusto finissimo. Non è il gusto che mi manca, purtroppo quello che mi manca è il denaro. Mamma! Figlie mie, qui siamo in confidenza, non ci sente nessuno, ma lei lo sa. Quando mi mancò il mio povero marito, faccio veri miracoli per far bastare quella pensione che ci è rimasta. E mi pare ancora di sentirla, la buon'anima, quando con la sua galanteria, con la sua generosità, mi ripeteva, ma spendi, Enrichetta, spendi pure. Tanto oramai guadagno 70 duros al mese. Ma passò quel tempo e malgrado tutto, non siamo decadute dalla nostra condizione. E che pena, signora mia, ho passato, perché le figlie mie continuassero a portare il cappello. Quanti sacrifici, quante lacrime per una cintura o un mazzetto di bucole. Questi ricami, queste piume, mi sono costate tante notti di veglia. Mamma! È la verità, figlie mie, non ci si può sbilanciare d'un passo. Spesse volte io chiedo, che volete, figlie mie, un ovetto a colazione o la sedia al passeggio? E loro, tutte e tre, mi rispondono, la sedia. Mamma, non raccontare queste cose, le sedia tutta Granada. Si capisce che altro dovrebbero rispondere. E così ce ne andiamo al passeggio, senza aver mangiato altro che patate e un grappoletto d'uva, ma con le loro belle mantelline di Mongolia, o il parasole dipinto, o la blusa di Popelin con tutte le sue rifiniture. Non si può fare diversamente, ma io ci rimetto la vita. Mi vengono le lacrime agli occhi quando le vedo accanto a quelle che hanno i mezzi. Non vieni più alla passeggiata, Rosita? No. E lì ci incontriamo sempre con le Pons de Leon, le Rusty e le figlie della baronessa di Santa Matilde. Quanto c'è di più fino a Granada? Sono state insieme al collegio della Porta del Cielo. Ora prendono qualche cosa. Oh, si può piacere. Non esistono mani più brave delle sue per fare la pinoccata e la pasta di mandorla. Prego, servitevi pure. Hai avuto notizie? Nell'ultima lettera mi annunciava delle novità. Ora vedremo in quest'altra. Hai finito? Il servizio di pitò? Ma avanziamo? Altro che. Ne ho già fatto un altro di nanchina con farfalle ad acquarello. Il giorno che ti sposi porterai il più bel corredo del mondo.
E a me tutto mi per poco. Dicono che gli uomini si stancano della donna se la vedono sempre con lo stesso vestito. Ci sono le figlie del fotografo Aiola. Le signorine Aiola, vuoi dire? Ci sono le madamigelle Aiola, figlie del grande Aiola, fotografo di sua maestà, medaglia d'oro all'esposizione internazionale di Madrid. Bisogna sopportarla, ma ci sono delle volte che mi fa perdere la pazienza. Sono una cosa impossibile. Delle sfrontate. Io ho una donna che viene al pomeriggio a fare le pulizie. Prendeva quello che sempre hanno preso tutti. Una pesetta al mese più gli avanzi. Che non è poco, di questi tempi. L'altro giorno ha pensato bene di andarsene, perché voleva 5 pesetas e io proprio non posso. Io non so dove andremo a finire di questo passo. Rosita, auguri. Auguri. Grazie, caro, prego. Vi conoscete? Di vista. Le signorine Aiola, la signora De Scarpini e le signorine De Scarpini. Le vediamo sempre sulle loro sedie, al passeggio. Accomodatevi. Gradite un dolcetto? No, grazie. Abbiamo mangiato da poco. Io ho preso 4 uova al sugo col pesto di carne e non riuscivo più ad alzarmi dalla sedia. Coraggio. Che bambina. La gioventù. Età beata. Per favore, smettetela. E il piano? E ora studio poco. Ho da sbrigare tante faccende. E tanto che non ti sento suonare. Se non fosse per me, le si sarebbero raggranchite le dita. Ma io le sto sempre sopra. Da quando morì il povero papà non ne ha più voglia. E a lui piaceva tanto. Mi ricordo che a volte gli scappavano le lacrime. Quando suonava la tarantella di Popper. La preghiera della Madonna. Aveva un cuore. Che ragazzina. Ridiamo perché mentre stavamo venendo. Questa qui è inciampata e per poco non ha fatto un capitolo. E io. Noi ce ne dobbiamo andare. No, neanche per idea, no. Meno male che non sei caduta. Io. Governante, porta gli ossetti di Santa Caterina. Oh, sono buoni. L'altro anno lei ce ne regalò 1/2 chilo. Se lo ricorda? Roba per palati fini. Sta arrivando il postino per il viale dei Pioppi. Attendilo sulla porta. Io non voglio mangiare, preferisco un bicchierino d'anice. Ah, io di succo d'uva acerba. Sei sempre stata un'ubriaconcella, eh? Io venivo qui quando avevo 6 anni, il fidanzato di Rosita mi insegnò a berlo. Te ne ricordi, Rosita? No. A me Rosita e il suo fidanzato mi insegnavano le lettere dell'alfabeto. A, B, C. Quanto tempo sarà passato? Quindici anni. Mi sono quasi dimenticato il viso del tuo fidanzato. Avevo una cicatrice sul labbro, no? La cicatrice? Zia, avevo una cicatrice. Come non te ne ricordi, figliola mia? È l'unica cosa che lo imbruttiva un po'. Era una cicatrice, era soltanto una bruciatura, un po' arrossata. Le cicatrici sono quelle profonde. Che desiderio che Rosita si mariti. Oh, non essere sciocca. Anch'io ne ho una gran voglia. Perché? Per andare a matrimonio. Io appena posso mi sposo.
Ma che bambina!